Per l'Acellinato Brick, anche oggi ci troviamo nel Bosco delle Sorti di Trino. Ora mi trovo all'entrata Ponte d'Assi. Da quella parte di lì c'è l'entrata della Guglielmina in fondo, mentre là c'è un'altra entrata che dovrebbe essere la Generala, se non sbaglio il nome. Ma di norma io scelgo questo qua perché al parcheggio molto grande, per cui è molto comodo e poi è praticamente già quasi al centro del bosco. Questa è l'entrata Ponte d'Assi. E questo che si sente qua sotto a gorgogliare è il rio Sanguinolento. Bene, già da questi primi passi l'atmosfera nel bosco è già cambiata perché si sentono già degli uccellini cantare, cosa che l'altra volta non si sentiva. Adesso, percorrendo questa strada, voglio raggiungere il limite ovest del bosco, dove c'è la presa Osari. Quindi iniziamo questa magnifica camminata. Dopo cinque minuti di camminata lungo la strada principale, ci troviamo al rifugio dei cacciatori. Praticamente è un luogo questo dove ci sono alcuni tavolini di rifugio dei cacciatori. Ci sono alcuni tavolini e anche un piccolo parco giochi per bambini. Mentre il sentiero, cioè la strada sterrata, questa qua, è quella che porta al sentiero di mezzo del bosco. Oggi c'è anche una calma bellissima e con la pioggia che c'è stata c'è anche un profumo molto intenso delle piante. Continuiamo la nostra camminata. Ogni tanto quando si passeggia si trovano queste piccole strutture che altro non sono che dei ponti fatti per espurgare le varie zone del bosco. Ma di questo argomento, quando poi saremo nella presa Cantone, ve ne parlerò in modo un po' più dettagliato, perché anche una cosa
molto interessante. Il bosco comunque sembra molto silenzioso. Ogni tanto le nubi oscurano il sole e si fanno più intense le fragranze e i profumi che gli alberi, dopo queste giornate di pioggia, anche se sono state poche, emettono. E continuiamo la nostra passeggiata. Qui in fondo ci sono le risaie che vanno verso, poi verso l'Uceglio, che si trova in quella direzione lì. Quella lì dovrebbe essere la lingua rimasta del Bosco di Luceglio, che si collega poi a Madonna delle Vigne, che si trova là, all'incirca. Qui troviamo un altro pozzo, un rio che è praticamente il fosso che taglia tutto il bosco di Trino e si unisce poi alla presa Rombinella con il rio Sanguinolento. Anche se gli addetti della partecipanza si mettono tutta per tenere in sicurezza il bosco, in questo periodo bisogna sempre ricordarsi che non è molto sicuro. Per via del temporale che c'è stato un po' di anni fa e che ha praticamente danneggiato parecchio la selva. Ma adesso basta anche una semplice temporale, una semplice pioggia per buttare giù ormai gli alberi già danneggiati, e quindi quando si passeggia nel bosco bisogna sempre stare attenti agli scricchioli e guardare in alto. Arrivato sul sentiero di mezzo, prendiamo il sentiero
che percorre la presa Cantone. Ci troviamo praticamente sul lato ovest del bosco. Adesso percorreremo questa presa e quando arriveremo in un punto in cui so che è molto particolare vi racconterò anche una storia del bosco. Quindi rimettiamoci in cammino e osserviamo anche questa parte di bosco. Gli alberi caduti, proprio strappati dal terreno, non producono solo morte, ma anche vita. Infatti, in queste piccole pozze d'acqua hanno trovato rifugio molti anfibi, rane, che naturalmente al mio avvicinarmi sono scappate tutte. Qui un altro albero caduto con le sue radici all'aria e anche qua una pozza d'acqua. In questo caso, oltre a essere un rifugio per rane, è anche un modo per trovare dell'acqua. Si può notare qua l'oma di un cerbiatto, di un capriolo, e ci sono anche quelle presumibili di cinghiali. Queste due pozze le avevo già fotografate, se mi ricordo bene, in primavera, e c'erano parecchie rane. Qui troviamo una cosa abbastanza curiosa. Vedete questo piccolo buco? Beh, si trova praticamente in un avvallamento. Qua doveva esserci un piccolo rio, uno di quei fossi fatti per epurare la presa Cantone. Qua si può vedere anche l'uscita. La cosa strana è che il buco con il tubo in cemento è stato preso come dimora di qualche animale, un tasso o una volpe. Questo sta a indicare che per quest'anno il rio è rimasto molto asciutto, come tutto il bosco. E anche adesso con queste piogge qui la situazione non è cambiata, poi più di molto. Invece la parte, diciamo, centro del bosco è molto più umida. Ora mi trovo nella presa Cantone, proprio alla punta estrema nord del bosco. Come potete vedere, si possono notare che in questa presa qui ci sono molti rii, che adesso sembrano più sentieri che altro,
in cui però la terra è ancora scura, quindi può essere ancora umida. E se noi ci aggiriamo in mezzo a questo bel posticino, vediamo che questi ri confluiscono in queste chiazze che una volta dovevano essere completamente ricoperte di acqua. Qua vediamo delle piante semipalustri e come potete vedere anche la vegetazione qua è molto più verde rispetto a tutto il resto del bosco. Possiamo vedere tracce fresche di dormitori di cinghiale. Lasciato il sentiero inoltrandomi all'interno nel cuore della presa Cantone, il paesaggio che si può ammirare è un paesaggio molto diverso. In questo periodo devo dire che è un po' triste per il periodo di siccità che c'è stato, perché altrimenti avremmo visto in questi avvallamenti che si possono notare appena intravedere, ci sarebbero state delle grosse chiazze d'acqua, delle pozze d'acqua stagnanti. Infatti la Cantone è una presa, diciamo, storicamente molto ricca d'acqua, dovrebbe avere al suo interno anche una sorgente. Come le prese di Paludi di Mezzo e le Paludi verso Tricero e la Gommimella, sono le prese storiche che hanno sempre avuto questo problema dell'eccesso di acqua. Quest'anno diciamo no. Comunque la cosa molto interessante e che fa parte anche della storia del bosco delle sorte della partecipanza di Trino è appunto anche la storia della creazione dei ri che abbiamo visto durante la camminata. Nel 1808 all'incirca un ispettore forestale, facendo un giro nel bosco, magari nella presa Cantone, proprio magari come lo sto facendo io, si accorse che la selva stava soffrendo. Aveva visto molti ceppi morti, alberi praticamente debilitati o morenti, e tutto per l'eccesso di acqua. Quindi segnalò la questione e suggerì ai gestori del bosco di espurgare l'acqua in eccesso per rendere il bosco più fruibile e anche più redditizio. Nel 1810 l'amministrazione quindi si rese conto che doveva intervenire su questo grave problema dell'acqua. Quindi incominciò a fare, diciamo, delle opere però un po' empiriche, un po' a caso.
ci furono dei contatti con alcuni proprietari terrieri che delimitavano via Lamporo o anche verso dove c'è la Rombinella per cercare di portargli l'acqua nelle risaie, dato che i proprietari avevano fatto richiesta se potevano, facendo opere a regola d'arte, portare l'acqua del bosco verso i loro campi. Si parla all'inizio degli impianti delle risaie, quindi i proprietari terrieri faceva comodo avere quell'acqua, anche perché a quell'epoca il canal Cavour non c'era ancora, per cui se volevano mettere risaie, i proprietari terrieri avevano bisogno di grandi quantità d'acqua. Però diciamo che questo sodalizio tra l'amministrazione del bosco, che era favorevole a donare quest'acqua superflua a questi proprietari, non si fece un granché per mancanza di fondi, per cui l'amministrazione dovette quasi sempre affidarsi a lavori di manovali governati da un cosiddetto brataiolo, che di volta in volta cercava di tamponare la situazione creando deri apposta per espurgare l'acqua dalle vere riprese. Nel 1833 però, quando si tornò di nuovo alla presa Termini, si riscontrò nuovamente questo problema delle acque. Così l'amministrazione dovette a quel punto, diciamo tra virgolette, mettere mano al portafoglio e iniziare dei veri e propri lavori per fare e formare una rete idrica per l'espurgazione dei terreni. Per cui si può evincere dai documenti che dal 1833 a 1845 l'amministrazione fece fare dei lavori programmati per creare tutti quei rii che ad oggi possiamo vedere passeggiando nel bosco. Dal 1846 poi al 1863 l'amministrazione a quel punto ha migliorato solo i fossi, già ha migliorato questa rete idrica, quindi non facendo più lavori molto enormi, e ha pensato solo alla manutenzione. Naturalmente poi andando avanti negli anni ci saranno stati altri lavori, poiché molti ponti che adesso attraversano, che ci fanno attraversare questi rii, sono fatti con tubi in cemento armato, quindi molto, diciamo, molto moderni. Però è comunque interessante leggere anche questa storia di questo bosco anche dai libri. Chissà se questa foglia viene usata dalle creature fantastiche del bosco come abbeveratoio, come fontana. Questa presa dovrebbe essere avere come caratteristica predominante l'acqua. Infatti qua, se notiamo, c'è ancora un po' il terreno umido, forse dovuta a qualche sorgente nei paraggi, dovrebbe essercene una. Qui, come potete vedere, ci sono un sacco di impronte di ungulati, cinghiali o anche caprioli. E nascono anche, essendoci dell'umido, i funghi. Qui potete vedere che c'è un canale, un rio.
Questa parte di bosco è rimasta ancora verdeggiante, o se si vuole lussureggiante. Si può vedere forse una cosa curiosa, che non vorrei sbagliarmi però, perché sembra il passaggio di animali. Alcuni hanno girato mentre altri ci sono passati sotto. Probabilmente cinghiali o anche lepri. Qui c'è ancora un rio e un avvallamento che contiene ancora dell'acqua. Probabilmente l'acqua viene da una fonte sorgiva. C'è naturalmente qua vengono i cinghiali a farsi il bagno e a rotolarsi nel fango o semplicemente a bere. Con la siccità naturalmente però ha anche dei lati tra virgolette positivi, e che si può camminare nel bosco con più facilità. Se ci fosse stato un meteo normale, un tempo normale, qui l'erba sarebbe molto alta e si farebbe fatica a camminare, mentre adesso è tutta schiacciata a suolo, praticamente secca. Comunque, come avete visto prima, anche là c'era un po' d'acqua, anche se quello là è sempre stato un punto, uno dei miei preferiti, perché c'era un bel torrente, faceva davvero uno spettacolo lì. Adesso è asciutto. La parte a monte però ha ancora dell'acqua, e qua vediamo che c'è un altro punto in cui l'acqua, cioè magari anche grazie a queste aperture che si sono liberate nel bosco per la caduta degli alberi, e qui l'erba sembra comunque ancora verde.